Cosa siamo? Un misto fra sogni, ambizioni, delusioni. Un misto di emozioni. Abbiamo il vizio del mare. Sappiamo amare, vogliamo amare. Vogliamo il mare. Diamo 100 per ricevere 101. Siamo quelli che vendiamo tutto per essere promossi, per essere primi al lavoro, a scuola, ovunque. Anche a costo di distruggere il prossimo. Per accorgersi alla fine che non serve a niente. O perlomeno accorgerci che non ci rimane niente. Esiste la meritocrazia. Ed è una certa persona lassù a decidere quanto premiarti. Chi siamo? Chi siamo? Siamo quelli che non dobbiamo innamorarci. Poi alla prima scappata ci ritroviamo a parlare, riparlare, parlare di qualcosa che nemmeno noi sappiamo poi. Siamo fatti così. Siamo fatti così. Non esiste uomo più sicuro dell'insicuro stesso. Siamo quelli del vabbè, non fa niente. Non fa niente. E ce la prendiamo come dei dannati. Siamo quelli del io non so illudere. No. E poi sotto sotto lo facciamo. Perché ci piace se qualcuno ci dà delle attenzioni. E a sua volta provare a ricambiare in qualche modo è sintomo di trattenere quella persona. Siamo degli intrattenitori. Ma in fondo non ne do una colpa. Perché in fondo quelle stesse attenzioni ci mancano. Ci mancano. Vedete, io non sono uno scrittore. Anzi, veramente non lo so. Io posso dirvi quello che penso. Io penso che a volte bisognerebbe vivere come il mare. Un certo Anton Chekhov, credo si pronunci così, scrive: il mare non ha né sentimenti né pietà. Ed è vero. Quante lettere d'amore buttate lì, mai arrivate? Quante ne ha viste coppie giocare? Coppie che ad oggi non sono coppie. Quanti ricordi ci sono nel mare? Persone che non ci sono più. Eppure lui è lì. Eppure lui. A me mi capita a volte di guardare il mare e vedere tutta la mia vita. Vedete, il mare continua a fare sempre il suo lavoro, vivere. Continua a schiantarsi tutti i santi giorni tra quelle rocce. Continua ad alzarsi, a scendere, a mettere paura, a rilassare, a innamorare. Credetemi, non è così felice come credete. Io l'ho visto durante la tempesta. Durante la tempesta? Era freddo, solo, non c'era nessuno. Non c'erano bambini disposti a giocare con lui. Eppure lui era lì. Eppure era lì. Io credo che bisogna vivere proprio come lui. Come il mare. Perché ognuno di noi dovrebbe pensare non a se stesso, perché il prossimo è importante, ma dovrebbe pensare a fare la sua vita, a stare bene. Non dipendere da nessuno. Nessuno. Solo questo è il modo per essere ricordati. Immaginate. Un giorno arrivate in spiaggia e non trovate il mare. Brutto, no? Le cose belle si apprezzano quando non ci sono. Le cose belle si apprezzano se sono belle. E se non pensiamo oggi, dico oggi, a splendere, nessuno un giorno si ricorderà di noi. Brutto, no? Brutto, no? Brutto.